Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qui in questo nuovo video all'Hotel Coccinella dopo tanto tempo. Siamo in compagnia di Andrea. Belli rega. Sofia. Belli rega. Ludovica. Salve. Robertino. Eccomi. E Maestral Italia. Perfetto. Allora ragazzi, per chi si ricorda, noi qua ci siamo già stati nel 2020-2021 insieme ad Alessio e Talpa. Non vi ricordate, forse adesso sì. E ci ritorniamo per fare questo video. Allora, vi preannuncio subito che la situazione è molto più disastrata del solito, perché sicuramente ci sono venuti a far danni. La storia dell'hotel, anche non me la ricordo moltissimo. Socio, tu te la ricordi? Ma in poche parole, dopo 2 anni che l'attrice è venuta a mancare, tra varie cose, l'hotel ha chiuso e basta. Molto interessante, intrigante ed emozionante. Dunque, io non vi spoilerò altro. Roberto c'ha il mocciolo. Questo ve lo posso spoilerare. Rimanete seduti col culo per l'aria. E dopo la intro partiamo subito. Roberto, zitto. Andiamo, raga, vai. Ehi, aspetta un secondo. Prima di iniziare con il video, ci tenevo a informarti che nelle esplorazioni di Scheggia non si recano danni alle strutture e non vengono neanche forzate entrate. Quindi mettiti scomodo e goditi il video. Ah sì, potrebbe essere presente un linguaggio forte. Vi ho avvertiti. Allora, qua ci troviamo nella sala... Che sala era questa? La 7. No, non stanza, sala. Che sala era questa? Socio, che sala era questa qua dalle vecchie... Se non sbaglio, dalle foto vecchie che ho visto in rete, questa c'era tipo un proiettore qua. Sì, un salotto dove facevano vedere la televisione. Un salotto del lounge. Sala d'attesa. Lounge, no, c'è proprio una foto dove c'è un proiettore qua, quindi penso trasmettevano la televisione. Allora, quindi propriamente attrazioni. Che poi questo era un 3 stelle, giusto? Hotel a 3 stelle, mi pare, sì. Ok. Peggio di grasso. Dai. Qua troviamo un questo non c'era l'ultima volta, non me lo ricordo. Qua ci stanno vecchie foto. Queste sono le foto delle opere opere di Anna Vita. È sì. Una sì. Un basso rilievo. Grande, ci hai messo mezz'ora per dire che è un basso rilievo. Sei. Sì, e tu lo sapevi che era un basso rilievo? Sì, è un basso rilievo, ce l'ho pure in casa. Spieghiamo a casa. Che è a casa tua? A casa loro. Vabbè, a parole tue. Questa è la cucina, che non è cambiato moltissimo, se non per il dalmata, che questo stava nella reception e adesso sta qua. Questo aggeggio. È un peluche, non è un aggeggio, è un peluche, ci giocano i bambini. Guardate, si è incrostata a nape chissà quanto tempo fa in questo che credo sia olio, che ormai è andato, cioè è un Venom, questo qua. Diciamo che più o meno una... Carbonara media di Roberto. Carbonara media di Roberto? Sì, più o meno c'ha sto colorito, sto aspetto, probabilmente pure il sapore però. Oh ragazzi, e questo era appunto il ristorante dell'hotel. Discretamente ampio, insomma, molti posti. Come potete vedere, non c'è bisogno che ve lo dica io. Qua hanno fatto razzia un po' di tutto. Hanno, grazie, robe, salute. Hanno distrutto tutto quanto. E niente, c'è sta poco da dire. Insomma, questa era la sala dove si faceva colazione, pranzo e cena. Dai, sono genio. Come? Davvero? Non lo sapevo. Ma lui è mister ovvio del canale. Scusate signori e signori, adesso accenderemo la TV. Boom. Com'è questo film? Com'è questo cinema? Tutti benvenuti al TG5. Collaborazione del TG5 nel video, fantastico. Qui abbiamo appunto la reception, dove vabbè, insomma, tutti sapete che cos'è la reception di un hotel. Andate qua.
c'erano tutte le documentazioni e tutti i Gesù del caso. Purtroppo qua ricordo che c'era la bacheca con le chiavi che hanno fatto sparire. Brutta storia. E giustamente da fuori non vi ho fatto vedere l'hotel, anche se ve lo ricorderete sicuramente. Mettiamo la grandangolo e questo era appunto l'hotel Coccinella. Infatti riprende molto spesso qui, vedete, queste vetrate fatte a mano. E vi do una piccola chicca: queste sono state fatte appunto dalla signora Anna Vita nel lontano 92. Allora, queste sono le stanze e sono corridoi veramente lunghi, raga. Che c'è questo e poi c'è anche da quella parte lì. E qua la maggior parte delle stanze, ragazzi, sono devastate. Alcune sono stranamente tenute bene, come potete vedere. Anzi, qua sembra addirittura che abbiano proprio ripulito, perché questo, me lo ricordo, non era così. Vedete? Cioè, sacchi di mazzoletti. Sì, sì. Però appunto sembra che abbiano ripulito qua. Eccoci qua. Questa, ragazzi, è la stanza più disastrata dell'hotel Coccinella. Sono queste sacchette per flebo. Penso di averlo detto correttamente. Qua c'è il devasto e poi qua c'è lo schifo. Non voglio sapere chi ha occupato questo posto e che uso ne ha fatto, però insomma già da queste riprese potete farvi comunque una vaga idea. Tanto qua stanno pure le carte napoletane e niente. Qua vabbè, è inutile che ve lo dico. E serve una porta? Eccola, serve una porta, sta tutto qua. Là c'è un cartone della pizza. Hanno scardinato la porta, direttamente. Sì, 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 qua hanno fatto il devasto, purtroppo. Si sentivano un babbaggio, sta tutto, solo che hanno smontato. Sì. C'è lui. 104, andiamo! Cioè, 104 non inquadri me. Evitata. Sai che figo qua giocare a scardina? Amalfi e un'altra stanza. Raga, purtroppo anche sto video penso che durerà un po' meno, semplicemente perché le stanze sono tutte uguali, non c'è un chissà che da farvi vedere. Cioè qua per esempio hanno tolto tutti i materassi, vedete, ci stanno più, e stavano fuori due materassi all'entrata proprio dell'hotel, ci stavano due materassi, 2 più 2 fa 4. Sì, c'è un gatto nel sacco. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ma grattati il pacco. Grattati il pacco adesso. Vabbè. Ah. Beh, non penso che ci sia riuscito in pieno a rimettere sul mobile. Beh, Robertino, una gamba? Eh sì. Pensa se in piena notte dormi e te casca questo sul letto. Pensiamo che mi sono cambiata la radio, l'altra Pietro. Bam! Sono morta. È il tuo sogno morire sotto un armadio? Amica, no. Il mio sogno è morire basta. Anche il mio. Questo è humor pesante. Qua l'umidità sta facendo danni. Questo posto tra qualche tempo, raga, farà una brutta fine. Perché ora voglio spiegarvi meglio. Guardate qua, dov'era? Non qui. Ecco, guardate questa stanza. La fine che sta per fare l'hotel Coccinella. Il legno, cioè questa è la brutta fine dell'hotel Coccinella. Beh. Ragazzi, noi terminiamo qui il video dell'hotel Coccinella. Come vi ho già detto nel mentre, anche qui non c'è uno picco di curiosità e originalità, perché le stanze sono tutte uguali. Ce ne sta qualcuna più fatiscente, quindi un po' più artistica, ma diciamo il clou era sotto nella reception, il ristorante, bla bla bla. Quindi fateci sapere comunque sotto con un commento che cosa ne pensate. Io ringrazio ancora Andrea. Belli, raga. La mia girlfriend Ludovica. Bella. Roberto che si smocciola. Dai. Ciao Sofia. Belli, raga. E il maestro. Cazzo. All'Italia, bella per tutti. Ah.
Ah, a proposito, al fine di questa intro io vi metterò una clip che stavo facendo all'insegna dell'Hotel Coccinella. Non ho inquadrato, ma si sente chiaramente Andrea che cade. Si sente il capofonno, come si dice dalle nostre parti, De Andrea che cade. Fateci sapere pure di quello che ne pensate. Belli, regà.